Io colgo l'occasione, ma sono lietissimo di potervi dire un benvenuto, un saluto augurale col cuore in mano a tutti voi che siete sempre zelanti e partecipi di questi nostri eventi, di queste nostre manifestazioni. Quella di oggi, del 9 novembre del 2009, che è una manifestazione tradizionale annuale per il conferimento dell'onorificenza al merito professionale dei maestri di cucina, come voi sapete, è una delle manifestazioni clou dell'associazione che vuole dare un compito, vuole risolvere un compito primario che ha come scopo e finalità dell'associazione stessa, premiando i cuochi che sono resi benemeriti della categoria con tanti anni di lavoro al servizio del nostro grande patrimonio culturale e culinario. Io sono onorato, sono abbigliato come non mai, perché per 12 ore al giorno io porto la divisa che indossate voi. Da 63 anni, il 21 aprile del 46 lavavo i piatti in Piazza Mercanti a Milano, al Carminati, qualcuno forse se lo ricorderà. Il mio percorso è stato difficile i primi anni, molto difficile, però quello che mi ha sempre accompagnato è la grande passione, l'amore per i prodotti e per una cucina italiana che, lasciatemi dire, se non la difendiamo, se non ci mettiamo tutti d'accordo, si sta perdendo in una scimmiottatura di cosiddetta cucina creativa, in una scimmiottatura di cucina orientale o occidentale. Vogliamoci più bene, perché la gente che verrà da noi in futuro e da voi, perché io ho una certa età, non verranno per mangiare certi piatti, non faccio nessun riferimento, ma verranno per trovare una pasta con le sarde, due spaghettini capomarola in coppa, come si dice a sud, o un risotto alla milanese con l'osso buco, perché i coreani non vengono qui a mangiare il sushi e i giapponesi. E chissà perché, anche, lasciatemi dire, da un punto di vista mediatico, negli ultimi anni si è esasperato un po' il concetto della creatività, della fantasia, e molte volte tutto questo cade in una scimmiottatura di una cucina che non ci appartiene. E io porto avanti questa mia, spero insieme a voi tutti, me lo auguro, perché è una battaglia che sarà non facile, ma alla fine vinceremo, perché il meglio l'abbiamo noi, abbiamo cultura, civiltà, qualità di materie prime, e ci siete voi che, impegnandovi come ho fatto io, non ascoltando le guide, non ascoltando certi media che per creatività intendano mettere l'aglio nel caffè e dire che è un piatto creativo, stiamo coi piedi per terra, facciamo delle cose fatte bene con prodotti italiani, che non abbiamo bisogno di niente noi, abbiamo tutto per fare la migliore e più grande cucina del mondo. Grazie.